Ciao a tutti, io sono Caleb, questo è Caleb's Novel. Oggi vi parlerò del Saldatore Subacqueo. Brossurato, edito da Panini, scritto e disegnato da Jeff Lemire, un autore canadese che ha scritto storie per la Marvel e per la DC Comics. L'opera che lo ha reso più famoso è però Essex County, considerato in Canada uno dei 5 romanzi più importanti dell'ultimo decennio. Nel Saldatore Subacqueo il protagonista è Jack, un 33enne che a breve diventerà padre. È nato e cresciuto nel paese dove lavora e fa uno dei mestieri più pericolosi al mondo. Durante una delle sue immersioni succede qualcosa di inaspettato. Ritrova un oggetto che aveva smarrito e dimenticato da anni. Un orologio regalatogli dal padre poco prima di scomparire durante la notte di Halloween. Questo ritrovamento, come a volte accade nella vita di tutti i giorni, gli sbloccherà una serie di ricordi che aveva del tutto cancellato dalla sua mente. Sarà l'inizio di un viaggio nella memoria del protagonista, che andando a ritroso tra i suoi ricordi, tra emozioni represse da tempo, riuscirà a capire che i motivi del suo malessere emotivo che dura da settimane risiedono nel fatto del non sentirsi adeguato all'imminente compito che lo attende, e cioè quello appunto di diventare papà. Jack, per mestiere abituato a gestire la pressione che deve sopportare durante le sue immersioni, è del tutto impreparato a gestire la pressione derivante dal diventare papà. E il palombaro si immerge nelle profondità marine, così come Jack dovrà immergersi nelle profondità della propria psiche. Questi sono soltanto alcuni esempi della lettura doppia che può essere data a questo graphic novel. Tutto questo viene enfatizzato anche dai disegni. I disegni sono in bianco e nero e alternano delle tavole in primo piano ravvicinate a delle tavole che fanno vedere spazi enormi dove c'è soltanto il protagonista, per enfatizzare il suo senso di solitudine, per enfatizzare il discorso che è solo a dover rendere conto a se stesso di tutti i pensieri che ha nascosto per proteggersi. Vi consiglio fortemente la lettura di questo graphic novel. Grazie per aver guardato la puntata, grazie ad Ale. Seguiteci sui nostri canali, sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Se avete domande, scriveteci, trovate tutti i link nella biografia qui sotto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere aggiornati su tutte le novità. E soprattutto, leggete tanto, leggete sempre. Ciao ciao!